La piscina Raffalda ha ospitato con successo la seconda edizione del trofeo Città di Piacenza di nuoto pinnato, organizzato dalla società piacentina Calypso. 18 le società concorrenti provenienti da tutta Italia. Una giornata caratterizzata da immersioni, gare subacquee e record infranti. Per noi di Piacenza siamo riusciti a centrare il record italiano dei 400 metri stile pinne di terza categoria juniores con l'atleta Fontana Mattia e la forte società modenese Sweet Team ha centrato il primo record italiano dei tre che si è posta come obiettivo della giornata e ha conseguito il record italiano della 4x200 nuoto pinnato. Qual è lo stato di salute del nuoto pinnato a Piacenza? Allora, il nuoto pinnato è uno sport in crescita. Siamo passati da zero tesserati di 3 anni fa a già oltre 200 oggi, grazie alle due società tesserate che speriamo possano aumentare nei prossimi anni, che sono Emotion di Carpaneto Piacentino e appunto la Calypso che io rappresento di Piacenza. Il nuoto pinnato è una diversificazione di una delle tante discipline acquatiche, quindi è un modo differente di fare nuoto, sicuramente la trazione maggiore è la velocità e sicuramente rispetto al nuoto dove c'è il drop out, quindi un abbandono molto precoce, possiamo avere diciamo una cosa diversa che attrae molto i ragazzi e soprattutto far crescere all'interno di un sano ambiente, un ambiente sportivo, la piscina, i nostri figli. Una specialità sempre più in crescita in Italia. Sì, è una specialità attualmente inserita all'interno della FIPSAS, che è la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. È in crescita, siamo una disciplina diciamo ragionevolmente giovane e abbastanza ben radicata, soprattutto nel nord Italia, ma comunque diffusa diciamo sul territorio nazionale.